Ci sono tante cose che devi portarti dietro, come un peso per tutta la vita. Un difetto estetico che rovina il tuo aspetto, una malattia congenita, l'essere nato in un paese sbagliato, un trauma che condiziona la tua vita. Ma quando mi hanno detto che la bellezza può essere uno svantaggio, io ho avuto qualche difficoltà a capire la cosa. Cioè, una donna quando arriva a 15 anni si rende conto di essere bella, di avere quindi un bel viso, un bel taglio degli occhi, delle forme provocanti. E che i ragazzi apprezzano ciò e che quando si presenta a qualcuno, questo qualcuno la guarda e si rende conto che è bella. Bene, arrivata a 15 anni e 6 mesi dovresti aver capito e saper gestire la cosa, tipo... Ciao! Ciao! Ma sei bellissima! Hai visto? Ascolta, questo è quello di cui ti parlavo per telefono. E invece no. Ci sono donne che a 20 anni, a 25, a 30 dicono che essere belle non è solo un vantaggio e a volte addirittura vorrebbero non esserlo. Ma ci sono anche donne che sono ben felici di essere belle e per loro la cosa non è mai un problema. E allora mi chiedevo, ma qual è il fattore che fa la differenza? Perché, ad esempio, se vedi alcune donne bellissime resti come incantato, mentre se ne vedi altre fatte altrettanto bene ti viene voglia di fare degli apprezzamenti pesanti? Che differenza c'è tra una Madonna e una motovacca? La differenza, secondo me, non è nel fattore estetico. E mi sono venute in mente altre situazioni analoghe di persone che si lamentavano. Ah, maledizione! Ma che sei? Che tu c'hai? Domani sono di nuovo al lavoro. Un'altra giornata impiegata a prendere un oggetto, guardarlo, metterlo lì. Un altro oggetto uguale, guardarlo, metterlo lì, questo per 8 ore al giorno, per tutti i giorni della tua vita. Ti lamenti, ringrazio il cielo che ce l'hai un lavoro al giorno d'oggi. Non è quello, ma renditi conto che spreco che è per la società. Uno come me è sprecato. Io potrei fare grandi cose, potrei trovare una cura per il cancro, scrivere Guerra e Pace, giocare a Livorno. Ma se fino a ieri dormivi fino ai tocco e poi stavi tutti i giorni ai bar? Sì, ho sempre diffidato di persone che si lamentano del tipo «Ah, ma il mio canale YouTube ha poche visite perché faccio contenuti troppo intelligenti, la gente è stupida e si diverte solo con il trash». Insomma, la domanda fondamentale è «Ma queste ragazze che si lamentano perché la gente vede solo il loro lato esteriore, hanno veramente un lato interiore da esprimere?» Allora, introduci tu un argomento, vai. Che fai, comandi? Comanda l'uomo? No, non sto comandando, al contrario, ti do la parola, decidi tu d'argomento. Vabbè, ma non sei tu che dai o togli la parola, eh? Ma in qualche modo dobbiamo pur cominciare, no? Non lo so, dimmi te, visto che stai decidendo te. Vabbè, senti, iniziamo con l'argomento del tuo ultimo video, che è interessante. Vabbè. Ma mi stai prendendo per il culo? No, chiariamoci, qui mi si sfotte. Allora, vogliamo parlare di quell'argomento. Ma perché devi essere così aggressivo? No, io non sono aggressivo, voglio solo parlare di qualcosa con te. Ti dico di scegliere tu l'argomento, non va bene, te ne dico uno io che ti interessa, parliamone. Sempre che tu abbia qualcosa da dire al riguardo. Ma senti, ma che atteggiamento è? Ma ci sei o ci fai? No, te lo chiedo a sto punto perché è il tuo atteggiamento che non capisco, il mio è un atteggiamento normalissimo. Ma non è vero, guarda che solo tu ti comporti così con me, eh? Ma rilassati. No, no, sai qual è la verità secondo me? Che tu sei troppo abituata a persone che ti danno sempre ragione solo perché sei una bella ragazza. Con me non funziona così, io se devo parlare con te di qualcosa ti considero una persona con cui parlare. Ah, senti, se cominci con i discorsi maschilisti me ne vado. Veramente era proprio il contrario. In effetti il pericolo è reale. Queste ragazze tendono a circondarsi di uomini interessati a portarsela a letto e che gli danno sempre ragione. Ecco perché pensano che gli uomini siano falsi, superficiali e interessati solo a quello. Perché? Non è così? No. Io ad esempio con te andrei a letto volentieri, ma come vedi parlo anche con te e ti ascolto. Sì, ma è vero che gli uomini pensano solo a scoparti. E ci mancherebbe. Sì, ma non come dici tu. Oh, insomma, tu sei un uomo, che ne sai? Non puoi immaginare cosa significa sentirsi sempre addosso quegli occhi viscidi e assatanati. Posso immaginare. Ciao. Tette, bocca, occhi belli. Volevo parlarti di...
Tette, culo, figa. Magari cambiare interlocutore? Ma no, ma i miei amici sono tutti come te. E allora dov'è il problema? Oh, senti, è innegabile che se una donna è bella ha più difficoltà a farsi ascoltare perché uno si concentra sulla sua bellezza. Mentre se è un po' meno bella ha più facilità a farsi apprezzare da quel punto di vista, capisci? Ciao. Ciao. Devo dirti una cosa. Sì? Ascolta bene. Ok. Allora, che t'ha detto? Mi ha raccontato di quando è partita per la Lituania, il 12 marzo del 2007, con l'aereo che partiva da Roma alle 9.51. Durante il suo soggiorno a Vilnius si è subito resa conto di come il paese fosse profondamente diverso da come lei immaginava. E il concetto di base che voleva esprimere è come quel paese avesse conservato la sua identità anche sotto il regime sovietico. Da quando in qua ti interessi di qualcosa? Ciao. Ciao. Devo parlarti di una cosa. Allora, che t'ha detto? Chi? Insomma, parliamoci chiaro, la bellezza. Essere bella e non brutta è sempre un vantaggio. Donna bella maggiore uguale donna brutta a parità di altre condizioni. La bellezza può essere uno svantaggio solo se la donna è stupida. E quindi? Vuoi dire che... Ti prego, non dirlo. Mi dispiace, ma qualcuno deve aprirti gli occhi. Sei bella e oca. No, no! Sì, è così, accettalo. Liberati, fai outing. E che cosa mi aspetta ora? Che cosa ti aspetta? Lo sai qual è la fine che aspetta le donne belle ed oche? 20 anni, olgettina. Vieni tesoro, vieni dal tuo Silvio. Papi papi muove la signora bunga bunga. 30 anni, escort sull'orlo di una crisi di nervi tipo Terry De Nicolò. Se sei onesto rimani piccolo. Se vuoi diventare qualcuno devi vendere tua madre. Non avere scrupoli, il maschio vincente che schiaccia e uccide i più deboli. E tutte le donne desiderano questo? Sì, certo. Tutte vorrebbero andare ad Arcole al cospetto dell'imperatore. Come ho fatto io, che sono una donna vincente e invidiata da tutti. Vero? Sì, sì. 40 anni, ospite di amici come fenomeno da baraccone. Buonasera a tutti da Maria De Filippi. Carla, puoi spiegare a Paolo perché si sarebbe comportato male con te? Ma scusa Paolo, dopo quello che è successo quella notte, te ne sei andato via e mi hai lasciato 200 euro sul comodino. Ma non sono mica una puttana. Ma scusami Carla, io ero a conoscenza dei tuoi debiti piuttosto che della tua situazione economica precaria. E allora ho deciso prima di uscire, piuttosto che di recarmi fuori, di farti un regalo. E se te l'avessi detto l'avresti rifiutato, lo sai. Sì, ma perché non mi hai portato con te? Ti vergogni di me? Dai Carla, tu sai che io sono amministratore di una ditta che opera nella finanza di tutta la provincia di Milano e quel giorno a pranzo dovevo vedere delle persone che appunto lavorano nell'alta finanza piuttosto che nei tribunali, piuttosto che nelle banche, piuttosto che nell'amministrazione e tu in quelle condizioni, cioè non potevi. Bene, sentiamo un parere di uno dei nostri simpatici ospiti, Patrizio. Allora, lei signora Carla ha degli evidenti problemi e dovrebbe prendere qualche psicofarmaco piuttosto che qualche sedia psichiatrica. Può darsi. Lei, caro Paolo, mi fa se possibile ancora più schifo perché ha approfittato di questa povera handicappata per farsi una squallida nottata di sesso. Bene, grazie, molto umana come sempre. Io non voglio finire così. E non ci finirai se la smetti con queste stronzate e cominci a capire che la bellezza è solo un grande dono ed inizi a vivere avendo le palle di essere te stessa con il tuo aspetto, bello o brutto che sia, appariscente o meno che sia. Presentati come sei, con il tuo sorriso, la tua energia e di quello che hai da dire. Se c'è un messaggio arriverà a destinazione. In ogni caso non è fuggendo la realtà che
impari a controllarla. Hai ragione, farò così. E un giorno riuscirò anch'io ad esprimere quello che ho dentro e a farlo capire. Ma cosa vuoi fare capire? Piccola Occhietta dagli occhioni belli. Ma ti vogliamo bene così. E poi, chi l'ha detto che in questo mondo dobbiamo essere tutti intellettuali? E che palle! E se solo ci amassimo un poco di più, questi problemi neanche nascerebbero. Discorso buonista? E vabbè, signori, è Natale. Se non li faccio ora questi discorsi. E in occasione di questo santo giorno, in conclusione di un anno, il 2013, che è stato particolare per molti di noi, voglio dirvi che... insomma, ciao. Non so fare discorsi, sono timido. Siate buoni e pensate alle povere piccole donne che sono troppo belle e che soffrono tanto. Ciao.